questo è smartphone. Okay. Visto che siete stati bravissimi, mi devo congratulare con voi, perché ho parlato spesso ad altri fratelli studenti e stavo tutti lavorando con gli smartphone. Voi invece siete stati molto bravi con tutti. Ritorniamo allora alla scheda qui che vedete sul mito. Abbiamo detto che Bob Dylan è un mito ancora oggi, che anche lui si richiama un mito che è quello di Omero, e abbiamo visto come un mito si mantiene perché interpreta e svela i pensieri e i desideri più segreti che appartengono da sempre all'umanità. Quindi i miti antichi, ma anche quelli moderni, interpretano i nostri desideri, le nostre esigenze, ed è per questo che appunto noi li riprendiamo. Che cosa canta? Che cosa cantava Dylan? Cantava il desiderio dei giovani della sua generazione, erano gli anni 60, di trasformare il mondo. Negli anni 60, come protesta nei confronti della guerra del Vietnam, iniziò in America una serie di scioperi, di manifestazioni e di contestazioni che si trasferì poi in Europa e venne chiamato il 68, dall'inizio del maggio francese. Ecco qui, vedete, una foto del nostro leggendario fotografo Mario Dondero, non so se l'avete mai sentito nominare, se avete visto qualche sua fotografia. Ha girato tutto il mondo, ha fotografato le persone più importanti, gli eventi più importanti in tutti i continenti del mondo. E qui siamo allora, nel maggio del 68, alla Sorbona. C'è una riunione di studenti universitari. Come erano quei tempi? Beh, la mia generazione li ricorda con grande nostalgia, perché era un'era che voi forse non potete immaginare, in cui ancora i giovani non contavano nulla. Nessuno si interessava a quello che pensavamo, ai nostri desideri, ai nostri pensieri, e tantomeno se l'avessimo manifestati avrebbero avuto una qualche importanza. Bene, come un'esplosione, come un incendio che attraversò tutti i paesi dell'Europa. E all'università, anche una piccola università come quella che frequentavo io, a Macerata, arrivò questa ondata. E dunque c'erano delle occupazioni, qualcosa di scandaloso, no? Oggi sembra un evento normale, le occupazioni dell'università. Ma allora erano degli eventi considerati terribili, spesso veniva anche chiamata la polizia. Ma noi eravamo così presi dall'entusiasmo, perché per la prima volta potevamo interrogarci e si facevano delle riunioni fiume, si parlava, si discuteva, si litigava anche. Ma su che cosa? Sulla possibilità appunto di migliorare il mondo, di manifestare quelle che erano le nostre tendenze libertarie e anti-autoritarie. I giovani volevano partecipare alla gestione della società, volevano dire il loro pensiero a scuola, sulla società, e in questo modo di fatto la società si trasformò anche in seguito all'ondata, no, della contestazione giovanile. E nacque prima di tutto una grande cultura, la musica che avete sentito ora, ma anche l'arte, anche la letteratura furono modellate da questa ondata di trasformazione. Dopo il 68, dopo gli anni 60, la società è diventata più democratica, ma non soltanto rispetto alla scuola, perché il movimento studentesco allora si saldò con il movimento operaio ed anche con il movimento femminista, cioè si cercava di far attuare dei diritti uguali per tutti. Quindi, con la partecipazione dei giovani, no, la società è cambiata. È possibile migliorare il mondo? Lo chiedo a voi. Voi ci credete? Fatemi un segno. Credete che sia possibile?
possibile migliorare il mondo, o siete pessimisti, oppure siete completamente indifferenti a questo miglioramento. Pensateci. Il desiderio di migliorare il mondo è il motore principale di chi crede nell'utopia. Avete mai sentito questa parola? Qualcuno di voi la conosce? Alzate la mano. Bene. Allora, chi la conosce sa che questa parola, se voi andate a cercare nel dizionario, e vi invito sempre quando incontrate una parola nuova a cercarla nel dizionario, non solo in rete, ma anche con il dito sul grosso uomo che è il vostro dizionario. Si impara tantissimo nel dizionario. Vedrete, nei vari dizionari, che si dirà che l'utopia è una fantasia, un sogno, un'illusione, qualcosa che non si può assolutamente realizzare. E invece qui, anche nel titolo della nostra conferenza, c'è scritto l'utopia realizzabile. Sembra un altro senso, no? Ma vediamo l'origine di questa parola. Fu usata per la prima volta da Tommaso Moro nel libro omonimo uscito nel 1516, che parlava della vita un'isola perfetta. Allora, l'etimologia della parola utopia fu individuata nella saltatura di due parole greche. U topos, u significa un, topos significa luogo. Quindi l'utopia sarebbe il non luogo, il luogo che non esiste. Ma nell'introduzione di questo famoso libro c'è una questione che dice così. Noi parliamo di un'isola utopia che non esiste, ma che può essere realizzata. Ecco che allora gli studiosi che in seguito si sono occupati di utopia hanno ipotizzato che l'etimologia, cioè l'origine di questa parola, non fosse da un topos, bensì da eun topos. Eun significa bene, buono. Quindi l'utopia sarebbe il buon luogo, non il luogo impossibile. Sarebbe il luogo possibile, buono, che noi possiamo realizzare se lo vogliamo. L'utopia realizzabile è alla base del libro che ho scritto insieme a Joyce Russo, altro grande personaggio leggendario che spero che qualcuno abbia sentito nominare. C'è qualcuno che lo conosce? Neanche uno? Beh, allora, una grande donna, nata a Porto San Giorgio tantissimi anni fa, nel 1898, che ha manifestato le sue doti in tantissimi campi. Fin da giovane è stata antifascista, partigiana, poi ha partecipato al movimento femminista, anche ha contribuito a fondare l'UDI, cioè l'Unione Donne Italiane, ed ha poi partecipato ai movimenti per la pace. Ha visitato moltissimi dei paesi, soprattutto quelli che erano stati sotto la dominazione coloniale europea e avevano allora bisogno di ogni cosa, avevano bisogno di assistenza dai movimenti per la pace del mondo. E lei in questi viaggi ha conosciuto non soltanto le popolazioni, spesso i guerriglieri che lottavano per avere una democrazia, dei diritti, ma ha conosciuto anche dei poeti che poi ha tradotto e ne parleremo dopo. Negli ultimi anni della sua vita, quando non poteva viaggiare nel mondo, ha viaggiato però in Italia e ha contribuito a fondare dei gruppi di pressione, dei gruppi per la libertà, per la democrazia, ma anche ha visitato le scuole. Lo spesso si recava appunto nelle scuole a parlare, no? Delle sue idee.
credere nell'utopia, credere allora che si possa costruire una città ideale. Vedete qui un famoso dipinto di Anonimo, rinascimentale, che raffigura appunto la città ideale. Dobbiamo guardare a ciò che va bene,
non stare sempre a lamentarci di quello che non va. Apprezziamo ciò che va bene e quello che non va lo cambieremo. E a proposito dell'ottimismo, vi leggerò adesso qualche pezzo di Nazim Hikmet, tradotto appunto da Joyce Russo. Vi invito caldamente, se le poesie che vi leggerò vi piaceranno, ne leggerò altre, ad acquistare questo libro. Le poesie di Nazim Hikmet sono intitolate Poesie d'amore, ma non sono soltanto l'amore, rivolta all'amore per la sua donna, ma è l'amore per la vita, per la natura, per il proprio paese, per l'umanità. Sono una specie di coro, no, che esalta la vita. Sul futuro dice Hikmet: il più bello del mare è quello che non navigiamo. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Dunque, e voi credete di poter collaborare alla realizzazione di una società migliore? Ve la sentite? Ci pensate mai? Lo credete possibile? Un segnale? Qualcuno che ci crede? Lui non ci crede. Si vede però. Questa fila non ci crede. Per capire se i giovani possono partecipare alla costruzione di una società migliore, interroghiamoci un attimo sull'adolescenza. Voi non sapete che cos'è l'adolescenza, ve lo sentite addosso, però ve lo dirò anch'io. Allora, l'individuo nasce con un determinato corpo ormai fissato, no? Appunto per l'eredità. Nasce in un determinato luogo, in un determinato tempo, in una famiglia, in un particolare tipo di società. Dunque molto del suo destino è già programmato. Poi da bambino riceve delle regole che gli vengono suggerite o imposte. E una parte di queste regole rimarrà per tutta la vita, ma una parte deve essere messa in discussione, altrimenti si rischia di rimanere fissati in una gabbia. Che cosa si può fare per... Scusate ragazzi, io non riesco a parlare in questo modo. Vi posso invitare a spostarvi qui davanti, se proprio non ce la fate? Che ne dite? Vuol dire che starebbe qua, grazie. La prima cosa da fare per costruire un futuro accettabile è conoscere se stessi. Chi è stato in Grecia o chi ci andrà, spero tutti, perché è un luogo bellissimo, quando andrà a Delfi, vedrà presso il tempio di Apollo una scritta che dice: Gnosi se auton, conosci te stesso. Se non riesci a conoscere te stesso, non potrai fare nulla di buono. La prima cosa che ci si chiede, e si chiede un giovane, è: possiamo avere certezze su ciò che è veramente giusto o sbagliato? Sono domande che vi fate? Ho indovinato? Qualcuno di voi si fa queste domande? Qual è il significato della vita? La morte è la fine di tutto? E vi ho messo qui un'immagine di una famosa opera d'arte del pittore Rothko, americano, che è una cappella a confessionale, cioè è una cappella in cui possono andare a pregare tutti, non ha importanza di quale religione si sia, per interrogarsi sul senso della vita. E vedete questi grandi pannelli che sono violacei, blu, neri, e vedete qui i giovani che stanno meditando. E infine la domanda: io chi sono? Che ciascuno di noi si dovrebbe fare. E la risposta, ragazzi, non pensate che si possa ottenere, no? Nel
alla vostra età. Molti di noi ancora meritano, no? Perché chi sono io lo devo costruire. E sull'adolescenza vi consiglio caldamente di leggere questo libro e di vedere il film. Come vedete, io vi parlo di libri, di poesie, di opere d'arte. Perché? Perché la letteratura, la poesia, l'arte parlano a noi e di noi. Quindi possono aiutarci, quando gli acquisti sono tanti, a comprendere noi stessi, a darci delle risposte alle domande che ci facevamo. Di che parla questo libro? Siamo negli anni 30 in Germania, c'è il nazismo. Il protagonista è ebreo e diventa amico di un suo compagno appartenente all'altra polizia, un compagno. Sono vivamente amici, condividono tutto. Voi sapete che cos'è l'amicizia, no? Vedete l'amicizia. Quando riuscite a trovare un vero amico, vi sembra, no, di aver acquisito la felicità più totale. Condividete le stesse passioni, condividete gli stessi dolori, gli raccontate tutto, le raccontate tutto e siete sicuri che non vi tradirà mai. Questi due amici fanno delle gite insieme, leggono gli stessi libri e, dice il protagonista, perché parla sempre di prima persona, tutto lasciava pensare che non ci fosse nulla di cui preoccuparsi. La politica riguardava gli adulti, noi avevamo già i nostri problemi e quello che ci pareva più urgente era imparare a fare il miglior uso possibile della vita, oltre naturalmente a cercare di scoprire quale scopo avesse se l'aveva e a chiederci quale potesse essere la condizione umana in questo cosmo incommensurabile e spaventoso. Questi sì che erano i veri dilemmi, quei siti di valore eterno assai più importanti per noi dell'esistenza di due personaggi ridicoli ed effimeri come Hitler e Mussolini. Poi accadde qualcosa che ci turbò entrambi ed ebbe su di me forti ripercussioni. Qual è la situazione allora? Penso che in parte la possiate ritrovare anche in voi stessi, no? Voi siete tutti concentrati su di voi. No? È raro che alla vostra età già vi interessiate, no? Dei problemi politici, dei problemi mondiali, c'è qualcuno di voi che lo fa, però in genere si è concentrati proprio su se stessi, rinchiusi su se stessi. E però poi accade qualcosa di terribile, perché iniziano le persecuzioni degli ebrei, il protagonista è ebreo, e quindi a scuola comincia a trovarsi in difficoltà. Immaginate che improvvisamente uno di voi si trovi emarginato, che i compagni cominciano a non parlare più, non gli si accostano più, non lo guardano più. E i professori cominciano a fare discorsi razzisti contro di lui, contro gli ebrei. E addirittura, parlavo prima di tradimento da parte dell'amico, dell'amica, questo può avvenire, una sera a teatro, il protagonista va con la sua famiglia, incontra l'amico con la sua famiglia e l'amico si gira dall'altra parte e non lo saluta. Perché questo? Perché la famiglia dell'amico è razzista e quindi gli hanno proibito di avere più rapporti con Hans, che è ebreo. Naturalmente lui questo non lo sa, immagina che sia una scelta dell'amico, non riesce a comprenderlo. Bene, i genitori lo manderanno in America per salvarlo e lui rimarrà sempre con questo senso di dolore per il tradimento dell'amico, per il suo aver acconsentito al nazismo, che era qualcosa di terribile. Ma 20 anni dopo torna in Germania e scopre che l'amico invece si era comportato in modo generosissimo. Non mi dico come, perché lo spero che leggiate e vediate il film, vi farà molto bene.
sapete, come già diceva l'avvocato, nel nostro futuro sono compresi gli altri. Non possiamo pensare assolutamente di costruire il nostro futuro da soli, no? Perché in caso di malattia, in caso di concorso, nella scuola, un posto di lavoro, un matrimonio, si crea attorno a noi una catena, no? Che ci può sostenere. Uno dei primi nostri scopi, quando diventiamo anni, è essere cittadini. Che vuol dire essere cittadini? Vuol dire avere l'etica come faro della propria vita. Che cos'è l'etica? L'ethos. È un insieme di principi di giustizia, di uguaglianza e di solidarietà, che possono guidare tutti, non solo gli adulti, ma anche i ragazzi. Perché voi, sono certa, lo sapete benissimo che cosa significa comportarvi con giustizia nei confronti dei vostri amici, dei vostri compagni di classe, dei vostri genitori, dei vostri professori e degli adulti in generale. Li conoscete questi principi di giustizia, no? E in questo senso un giovane ha responsabilità verso la società. Io l'ho posta come domanda perché vorrete la risposta fosse vostra. Un giovane ha responsabilità verso la società? Ve la sentite voi questa responsabilità? E che cosa si può fare allora per essere dei buoni cittadini? Intanto cercare un modello positivo, non negativo. È molto facile essere dei modelli negativi ed è molto facile imitarli. Perché per essere modelli negativi e seguirli non si deve far altro che sfogare i propri istinti, che possono essere di violenza, di sopraffazione degli altri. E purtroppo si creano, specialmente nella scuola, dei gruppi che indicano le proprie azioni di violenza e di sopraffazione come esempi da ammirare. Molto spesso, purtroppo, ci sono delle ragazze che ammirano i peggiori. E allora sì, i ragazzi non fanno altro che cercare di essere peggiori per avere più ammirazione. Ma non è così, perché essendo peggiori si è peggiori e si trascurano tutte le qualità buone che ciascuno di voi ha. Cercate allora un modello positivo tra i vostri amici, ma anche tra gli adulti. Ci sarà qualche adulto che non è proprio da buttare, no? Ci sarà qualche adulto che non è un meschino, che pensa solo alla quotidianità, ai soldi. Ci sono degli adulti positivi. Beh, se lo ritrovate nella vita, cercateli nell'arte, nella letteratura, ce ne sono tanti. Sentire l'esistenza degli altri, no? Sentire che esistono. Eccoli qua, guardate, un altro famosissimo dipinto di Henri Matisse, la danza. Questa, no? Questo è l'ideale di una vita collettiva. Se si è tutti insieme, se ci si dà la mano, la vita può essere più una danza. Guardate come il pittore esprime la felicità con i colori. Guardate questi tre colori così puri, così brillanti, che esprimono una grande felicità, un grande accordo, una grande armonia. Sentire dunque, avendo come esempio questa danza, di essere parte della società come un organismo vivente che ha bisogno della collaborazione di tutti i componenti per vivere bene. È lo stesso concetto che diceva l'avvocato della catena, no? Se tutti funzionano al meglio, tutti ne abbiamo un vantaggio. Il primo campo in cui voi potete essere responsabili è la scuola, naturalmente. Il lavoro, e qui una vignetta, vedete? Il ragazzo che chiede perché in Italia la cultura, per proteggervi, meno ne sapete, meglio è per voi. E questo è un segreto che dovrebbe essere svelato a tutti. Meno sapete,
meno studiate, meno sarete nel futuro. Meno studiate, più piccola sarà la parte che prevedete nella società. Più si sa, più si è. Ecco allora delle manifestazioni di oggi. Parlavo all'inizio, no? Delle manifestazioni del 68, ecco, ancora oggi ci sono i pranzi dei ragazzi coscienti e responsabili che cercano di appropriarsi, no? Dei propri diritti, prima di tutto a scuola. Un altro campo in cui i giovani possono lavorare molto è la natura, la protezione della natura. Non so se qualcuno di voi si accorge che esiste un bel paesaggio intorno ai siete accorti, che soprattutto nella nostra zona abbiamo delle colline splendide, una natura splendida. Allora, l'amore, la conoscenza e il desiderio di conservazione della natura è uno dei campi in cui voi potete lavorare. Allora, invece di stare sempre fissati sullo smartphone, andate a fare una passeggiata. Guardate quello che c'è di bello intorno al mondo. C'è il cielo, ci sono gli alberi, ci sono i fiori, c'è il mare, ci sono le montagne. La natura è parte di noi e noi siamo parte della natura. E in che senso amare la natura può migliorare il mondo? Bene, chi ama la natura farà del tutto per non sporcarla intanto e ne riceverà un vantaggio immediato. Se tanti di noi non buttano cartacce e sigarette nei prati, nei campi e nelle strade, tanti di noi avranno dei campi, nei prati e nelle strade più puliti. Quindi vedete che è reciproco ciò che noi facciamo per la società ce lo restituisce, perché si vivrà in un ambiente migliore. Ma anche adesso voglio parlare della natura attraverso l'arte. Nelle nostre Marche siamo fortunatissimi perché, oltre ad aver avuto Leopardi come poeta e anche Giusto Russo, Marco Nero, che è stato il nostro adottato, abbiamo anche Osvaldo Riccini. Qualcuno conosce Osvaldo Riccini? Sì. Allora, amante di Don Corrado, un paesino vicinissimo a Fermo, è nato e poi è vissuto per molto tempo Osvaldo Riccini, un pittore famosissimo che è diventato tale però pian piano, soprattutto dopo la morte. Allora, vi invito naturalmente ad andare a visitare la sua casa, ci sono anche dei quadri dentro, se potete potete andare anche alla sua vicino a vedere alla galleria d'arte contemporanea, Alto Sorrento. Allora, guardate, dalla finestra del suo studio vediamo quali sono intorno, di fronte, con i sicili e i paesi montani. Ecco, guardate. E abbiamo adesso la trascrizione, la traduzione di questa natura nei quadri di Riccini. Questi sono stati fatti nei primi decenni del Novecento e sono ancora naturalistici, possiamo dire. Immagino che nessuno di voi studierà la storia dell'arte, però forse alla media l'avete fatta, no? È un peccato. Sarebbe bello se in tutte le superiori ci fossero studiate la storia dell'arte, perché la storia dell'arte ci migliora tutti quanti. Allora, dicevo, questi sono quadri ancora realistici, vedete, però sono già schematici, come il paesaggio viene trasformato in linee e forme geometriche. Ed ecco Riccini, vedete quel signore con il bastone, nel 1958 riceve il premio, il primo premio di pittura alla Biennale di Venezia, che è una delle manifestazioni più importanti, solo in Italia, ma anche nel mondo, per quanto riguarda la pittura.
guardate la differenza degli altri personaggi. Gli altri sono tutti in vestito scuro, no? Con la cravatta elegantissima, qui è un personaggio semplice che va con il suo maglione, addirittura con una mantellina di lana, che era quella che le signore portavano, le anziane portavano quando uscivano. Ed ecco la trasformazione, no, dello stile di Puccini, la natura diventa surrealista, qui abbiamo un angelo ribelle e qui abbiamo una Amalasunta, Amalasunta luna, che dal cielo cerca una relazione, un rapporto con la natura. E vi leggo adesso ancora una poesia. Sulla natura. Guardo in ginocchio la terra, guardo l'erba, guardo l'insetto, guardo l'istante fiorito e azzurro. Sei come la terra di primavera, amore, io ti guardo. Sdraiato sul rosso vedo il cielo, vedo i rami degli alberi, vedo le cicogne che volano. Sei come il cielo di primavera, amore, io ti vedo. Ho acceso un fuoco di notte in campagna, tocco il fuoco, tocco l'acqua, tocco la stoffa e l'argento. Sei come un fuoco di bivacco al ghiaccio, io ti tocco. La mia esortazione finale è allora quella di ricercare il senso della vita e la bellezza tra gli altri, ma anche nella letteratura e nell'arte. E per finire, una poesia di Ekberta. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, come fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla dal di fuori o nella villa. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate o dentro un laboratorio, col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini, uomini di cui non conoscerai la faccia, e morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi non perché restino i tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendo, e la vita peserà di più sulla pioggia. E cercherò di essere sintetico.